Diciamo quali numeri vogliamo rispondere. Buonasera, grazie mille. We can do it, we can reply in Italian. No problem. Tranquillamente, perciò. Okay, you make the question. Quale domande vuole che facciamo? Aspetta. Allora, quali marchi le piacciono? Sì, allora direi la 1, senza altro. Allora, la numero 1 qual è? Allora, quali marchi le piacciono? Mi piacciono molto alcuni marchi italiani, Prada, Armani, naturalmente Ferré, qualche piccolo marchio di ragazzi nuovi come Albino, 6267. Poi per contrasto mi piacciono anche aziende molto grandi che fanno una produzione un po' più di serie come Max Mara e Sportmax. E poi mi piace Gucci. Forse non sono originale, insomma, comunque mi piacciono questi marchi. Quali designer godono di vasta popolarità in Italia? Dunque, sono molto popolari i designer che fanno qualcosa di anche di un po' eccezionale e di stravagante. Allora, è molto popolare Roberto Cavalli, che è spesso in televisione ed è molto simpatico da vedere e da sentire. È popolarissimo Giorgio Armani, direi che ha una popolarità addirittura proverbiale, perché lo conoscono tutti, anche i tassisti, anche ben al di là, diciamo, di un consumatore della moda. Io non so se sia popolare, però in un certo ambiente così milanese, intellettuale, è molto popolare Miuccia Prada, perché ha una fondazione d'arte, non ha mai fatto mistero delle sue idee politiche, è una persona molto intelligente, fa poche interviste, quando le fa sono ben calcolate, quindi gode di molta stima e non a caso, per esempio, 2 anni fa avrebbero voluto candidarla anche come sindaco di Milano, per dire. Poi lei naturalmente non accetta perché ha ben altro da fare, però ecco, molto. Poi non so se diventeranno popolari probabilmente personaggi come Frida Giannini di Gucci, che è una ragazza giovane, divertente, forse altri ragazzi che stanno arrivando adesso, 6267, così via. Poi non saprei, mi pare che tutti gli altri magari sono noti ma non così popolari, che vuol dire proprio essere, secondo me, essere conosciuti anche da persone al di fuori dell'ambiente della moda. Pennarello per prendere appunti, un'agendina per avere sott'occhio quello che succede, una piccola trousse di Vuitton in cui ho il profumo, qualche pastiglia per le evenienze difficili, poi dei portafortuna tipo il cornetto, la manina di Fatima, le cose un po' curiose che penso mi facciano bene durante la giornata. Poi ho sempre una busta con i documenti e così via, indispensabile il portacipria con la cipria e anche una piccola trousse per il ritocco del fondotinta. Ecco. Invece quali accessori sono necessari per la donna? Io penso che qualsiasi donna, se ha un bellissimo paio di scarpe, una bellissima borsa, può andare da qualsiasi parte e affrontare chiunque. Penso anche che dovrebbe avere in teoria anche un pochino più di attenzione per accessori tipo i gioielli, ma non, intendiamoci, non intendo che debba mettersi, che so, la cascata di diamanti, però una certa spilla, magari d'epoca, anche fantasia, un anello che le piace. Sono per dell'idea che i gioielli debbano essere grossi e non piccoli, meglio uno grande che 10 anellini piccini o cose di questo genere. E le scarpe, poi le donne sono pazze per le scarpe, quindi solitamente io propendo per le scarpe piatte, però come dire, i tacchi sono importanti. Ecco, sono i due estremi dell'abbigliamento che qualificano qualsiasi vestito. Quali procedure di cura sono secondo lei obbligatorie per la donna? Penso che una donna debba curare molto la propria pelle, quindi deve struccarla la sera, nutrirla, truccarla la mattina. Prendere magari, che so, qualche pastiglia opportuna, tipo il lievito di birra, queste cose per aiutarsi. Tenersi sempre molto, molto, molto pulita, curata, controllata.
e poi di tanto in tanto concedersi qualcosa di più, una bella seduta dall'estetista, una cosa del genere. Fanno bene al cuore e allo spirito. Come la donna deve seguire la moda? Penso che la donna debba seguire la moda con molta intelligenza, cioè non sopporto le persone che hanno l'ultimo vestito dell'ultimo minuto, lo trovo molto, molto squallido. Penso che invece una persona debba fare propria la moda, quindi scegliere le cose che le piacciono, che le stanno bene, e se una cosa che di grandissima moda le sta male, lasciarla perdere. Ecco, non deve, come dire, sacrificarsi per avere, che so, la minigonna se le gambe non sono belle, o portare la gonna lunga se poi sta male. Deve scegliere con intelligenza quello che le piace. Lei spende denaro anche per sciocchezze bizzarre? Sì. Col tempo sono diventata più saggia, però mi piace molto, una passione per gli orecchini. Ecco, gli orecchini sono una cosa a cui non resisto, per cui mi piace e cerco di fare sempre un acquisto un po' di impulso, perché se ragiono troppo mi dico non mi servono, figuriamoci, ne ho già tanti, non ne voglio più. Invece è bello anche, come dire, acquistare qualcosa che non ha senso, però ha senso per te, perché ti rende più contento e ti fa più bella la giornata.